Bastone, chiedo scusa. Allora, ritorniamo alla votazione, riprendiamo i lavori. Metto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Gianangeli rispetto alla pratica iscritta al punto 13. Votazione aperta sull'emendamento. Sì. C'è un piccolo problema. Votazione aperta, prego votare sull'emendamento. Spaccia non c'è. Olivi, Bacci, Massimo. Siamo tutti. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 15, nessun contrario, 6 gli astenuti, il Consiglio Comunale approva l'emendamento. Si sono astenuti i consiglieri Bannoni, Francesco Rossetti, Olivi, Marasca, Bornigia, Punzo. Metto ora in votazione la pratica iscritta al punto 13 all'ordine del giorno e il contratto fra il Comune di Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini per la gestione dell'attività artistico-teatrale, approvazione nel testo così come emendato in virtù della votazione di poc'anzi. Votazione aperta, prego votare. Olivi, Marasca, Bornigia, Marasca, Santinelli, Bacci. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 20, i voti favorevoli sono 14, nessun contrario, 6 gli astenuti, il Consiglio Comunale approva, si sono astenuti i consiglieri Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Francesco Rossetti, Bannoni, a favore tutti gli altri. Ok, fermiamo. Allora, passiamo ora alla pratica successiva, va bene così, va bene così. Passiamo ora alla pratica successiva. Silenzio. Allora, la pratica è scritta al punto 14 all'ordine del giorno, è quella che ha per oggetto regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato. Approvazione. Presente, illustra la pratica la dottoressa Orlando. Prego, se si prenota. Segretario comunale, il regolamento che si propone di approvare disciplina l'istituto dell'accesso civico e l'istituto dell'accesso civico generalizzato. L'accesso civico è disciplinato dal Decreto Legislativo 33 del 2013, così come emendato dal Decreto Legislativo 97 del 2016. L'articolo 5, infatti, al primo comma, prevede praticamente la pubblicazione obbligatoria da parte degli enti locali di tutta una serie di documenti.
laddove il cittadino dovesse praticamente riscontrare che nella sezione amministrazione trasparente di un ente locale dovesse mancare qualche documento la cui appunto pubblicazione è prevista dall'articolo 5, comma 1 del decreto citato, può chiedere all'amministrazione di provvedere alla sua pubblicazione. Nel 2016 la legge è stata novellata e ha introdotto un comma 2 all'articolo 5. Il comma 2 disciplina l'istituto dell'accesso civico generalizzato in una forma molto ampia di accesso attraverso la quale ogni cittadino può chiedere praticamente dati, informazioni, documenti detenuti alle pubbliche amministrazioni. L'ANAC ha, in relazione a questa nuova figura di accesso civico generalizzato, ha emanato delle linee guida nelle quali ha consigliato, diciamo così, esortato le varie pubbliche amministrazioni di dotarsi di una disciplina che andasse a regolamentare appunto questo nuovo istituto di accesso generalizzato. Il regolamento quindi altro non fa che disciplinare le due figure di accesso al fine praticamente di consentire al cittadino di potersi muovere con cognizione di causa. Io ho finito. Grazie dottoressa Orlando. Allora, poi ecco, c'è un emendamento. C'è un emendamento da parte del consigliere Gianangeli sul quale ho espresso. No, chiedo scusa, deve ripetere perché non è. Ora? Ecco, adesso a posto. Segretario comunale, allora informo che è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Gianangeli sul quale ho dato parere di regolarità tecnica favorevole. Ci sono le, abbiamo fatto le copie? Facciamo, se riusciamo a farle subito, intanto facciamo la discussione, se riesce a farle. Allora, poi consigliere Gianangeli, magari illustra l'emendamento, adesso chiedo scusa, l'avevo trattenuto, non ho fatto fare le fotocopie, le faccio fare adesso, se magari intanto ce lo illustra, poi dovrò dire una cosa su un refuso nella pratica, dobbiamo fare solo un'indicazione, un errore materiale di un organo. Adesso poi vi dirò quale. Prego Gianangeli, se crede. Allora, mi permetto di rubarvi un attimo, soprattutto per i consiglieri che non erano martedì presenti alle commissioni, perché sono qua in aula oggi, perché l'ho già spiegato lì. Allora, qui parlo soprattutto dell'accesso generalizzato che applica il famoso FOIA, no? Freedom of Information Access, che è stata una rivoluzione epocale dell'accesso agli atti, cioè in sintesi cambia completamente l'impostazione che è stata fino adesso, che c'è stata fino adesso, cioè mentre fino ad oggi era cittadino che doveva dimostrare la motivazione, l'interesse sull'atto e eventualmente l'ente poteva riservarsi di darlo, di non darlo, oggi è l'ente che non dà l'atto che deve in pratica giustificare una motivazione, semplifico un po' segretario, però quello che attualmente prevede la normativa è che quando io faccio una richiesta di l'accesso a una documentazione devo dimostrare due questioni. La prima, l'interesse concreto attuale sull'atto che vado a chiedere. La seconda, la motivazione per la quale io chiedo l'atto. Con il FOIA, con il 97-2016, decade la necessità di motivare e quindi in pratica tutto diventa più semplice e questo è in un'ottica generale che le pubbliche amministrazioni hanno inteso anche a livello globale andare verso la massima trasparenza possibile. Che succede però? Che siccome siamo in Italia rimane sempre c'è sempre un momento in cui questi passaggi epocali avvengono un po' di confusione. Perché? Perché rimane comunque vigente la 241/90, cioè la legge previgente. Allora, che cosa succede? Io faccio un esempio. Se io presento un'istanza di accesso agli atti, senza indicare che questa istanza è presentata ai sensi del 97-2016, cioè senza indicare che è un accesso generalizzato, e all'interno di questa domanda, mia domanda di accesso agli atti, non riporto la motivazione,
la motivazione, oppure riporta una motivazione che non è adeguata, allora se l'istanza viene interpretata ai sensi della nuova normativa del foglio del 97-2016, l'ente mi dà gli atti. Se l'istanza viene incardinata ai sensi dell'altra normativa che tuttora è vigente, la 241-90, l'atto non mi viene, quella stessa richiesta di accesso agli atti mi comporterebbe che l'atto non mi viene dato. Quindi la differenza è assolutamente come il giorno e la notte, bianco e nero, a seconda di come la domanda viene incardinata. Allora, per evitare che ci sia una discrezionalità, no? Per evitare che ci sia una discrezionalità, io ho provato con questo emendamento a risolvere questa possibile conflittualità, e nel senso tra l'altro più tutelante da un certo punto di vista e diciamo meno oneroso per l'ente, cioè nel momento in cui il soggetto che presenta una istanza di accesso agli atti non indica espressamente che quell'istanza di accesso agli atti non è richiesta come accesso generalizzato ex 97-2016, la domanda viene automaticamente incardinata come legge del 41-90. In questo modo occorre dimostrare una motivazione, e se la motivazione, nel caso precedente che ho citato, l'atto non sarebbe concesso, perché in maniera molto chiara il regolamento risolve questa diatriba. Io l'ho fatto anche per evitare possibili contenziosi, perché nel momento in cui c'è una discrezionalità uno dice perché non mi dai l'atto, per me quello è l'atto, dovevi interpretarlo come nel senso estensivo, nel senso del foglio, nel senso del 67-2016, perché l'ha interpretato ai sensi del 41-90? In questo caso, almeno questo è lo spirito, poi se ci sono sfumature tecniche non esatte chiedo di essere corretto, però lo spirito dell'emendamento è quello di dire: diamo sul regolamento una interpretazione chiara, diciamo che le istanze di accesso agli atti senza indicazione sono incardinate ex del 41-90, cioè nel senso meno oneroso per l'ente e più oneroso per cittadino, diciamo così, però così risolvo, l'obiettivo è quello, risolvo la possibile conflittualità, la parola giusta è questo, conflittualità di norme, che una situazione del genere, che non è una situazione impossibile, specie che non si può verificare, specie in questo periodo di passaggio e transazione in cui ancora magari la gente non sa bene, non conosce bene questa estensione del diritto che la nuova normativa comporta, allora credo che lo spirito di questo semplicissimo emendamento è quello di risolvere la possibile conflittualità di situazioni e di normative. Grazie consigliere Gianangeli. Allora l'emendamento è stato distribuito a tutti. Allora volevo intanto dirvi del refuso, insomma errore materiale, che trovate nella pratica all'articolo 5, e se siete d'accordo, senza presentare l'emendamento, solo con una correzione fatta tout court, all'articolo 5 quarto comma, dove trovate l'indicazione OIV, vertice politico dell'amministrazione, e all'OIV da sostituire nucleo di valutazione, che è quello del comune esistente presso il comune, nucleo di valutazione, questa è una sostituzione del termine. Poi per quanto riguarda l'emendamento, se non so se non capisco io o meno, ma mi sembra che consigliere Gianangeli in questo modo, nella formulazione così come contenuta, vada a restringere le possibilità per il cittadino, favorendo un fattore burocratico per non incardinare come istanze di accesso quelle che vengono presentate se sono carenti della indicazione della tipologia dell'accesso. Non so se sono stato chiaro, cioè in realtà se approvato, se non leggo male, si arriva ad avere l'effetto contrario, cioè di favorire la burocrazia a scapito del cittadino, o sbaglio? Come? No, dovrebbe essere così, però forse sbaglio io. Perché se basta di non incardinare come istanze di accesso generalizzato quelle istanze di accesso a documentazione non espressamente indicate come tali, basta questa non
indicare il termine generalizzato per non poter incardinarli in quel modo, o sbaglio? Questa è una richiesta, Consigliere Genangeli. Guardi, Presidente, nessuna difficoltà a dare la seconda lettura, cioè io ho cercato di favorire la burocrazia, è di dare l'interpretazione meno onerosa per l'ente. Ok, però se vogliamo dare il mio spirito, quello che lei dice è vero, cioè nel senso, non, lei lo dice con termini che non sono forse esatti, ma quello che dice è vero, cioè se io ho un'istanza in cui non è indicato nulla, no? Allora la devo intendere come istanza generalizzata ai sensi della normativa più estensiva e più facile per il cittadino, oppure la devo prendere ai sensi della 4190, quindi dove devo prevedere la motivazione. Io ho dato l'estensione, l'interpretazione, però se vogliamo dare quella più estensiva, diamo quella più estensiva. Allora guardate, io assolutamente sì, io ho cercato di dare, di venire incontro a... Allora assolutamente, allora chiedo 2 minuti, cioè da 1 a 120 di secondi, no? Cambio immediatamente l'emendamento, mi auto-emendo l'emendamento e do quella lì, perché io sono assolutamente d'accordo, no, di darla in maniera più estensiva. Sì, diceva, va benissimo, assolutamente. Verranno... Perché con tutti i discorsi che erano stati fatti oggi ho cercato di venire un po' incontro, per come si fa quando si fa la politica, quando... No, aspetta. No, va bene, allora assolutamente, aspettate, siccome oggi aspettate. Quando chiedevo trasparenza, stavo detto di tutto, ho cercato di dare una interpretazione, no, perché non vorrei essere frainteso da questo punto di vista. Io penso che sia questa la mia indole di fare così. Ho cercato di darla quella un pochino più restrittiva, sì, perché oggi sono stato detto lì per trasparenza, allora dico diamo un'estensione più favorevole allo spirito della maggioranza, perché a me interessa un altro punto, risolvere la contraddittorietà, perché a me spaventa, tra virgolette, non è che non ci dormo di notte, nel senso spaventa la possibilità dei contenziosi, perché poi partono anche i ricorsi al TAR e possono partire. Quello è il punto che mi interessa, non dover trovare un conflitto di norme che espone l'ente a un contenzioso. Per cui se non risolviamo in maniera estensiva, contiamo a 1 a 120, modifico l'emendamento e mi auto-emendo. Veramente 2 minuti di orologio. Un attimo, segretario. Se si... Segretario, volevo semplicemente fare una precisazione. Comunque sul sito ci saranno i moduli per la richiesta di accesso, in modo tale da facilitare l'operato del cittadino, per cui ci sarà un facsimile richiesta di atti ai sensi della 241, ovvero accesso documentale, per far valere il quale il cittadino dovrà avere un interesse in relazione all'atto di cui chiede l'accesso. Ci sarà il modulo, anzi già c'è, per l'accesso civico semplice, e ci sarà il modulo per l'accesso civico generalizzato. Allora, consigliere Gianangeli. Sì, procedo con l'automodifica, Presidente. E ne fa un altro. Sì, adesso vediamo come lo fa. Allora, mentre consigliere Gianangeli propone la modifica, non so se ci sono interventi. Consigliere Punzo.
chiedo scusa, riprendiamo i consiglieri se possono riprendere posto. Scusate. Siamo tutti in disordine. Allora, riprendiamo, chiedo scusa. Chiedo scusa, ma tre volte adesso non mi fate fare chiamare le persone che continuano a stare in piedi, che è antipatico, ma grazie di avermi dato ascolto alla fine. Allora, scusate per l'interruzione, abbiamo cercato di dirimere un piccolo contrasto che non vuole essere proprio un contrasto, magari una difformità di vedute. Io continuo a ribadire che la formulazione potrebbe essere peggiorativa, quindi non ci troviamo d'accordo per la soluzione. Quindi, allora, c'è il parere, non lo so, c'è il parere, appunto, pur essendoci il parere favorevole del dirigente dottoressa Orlando e del parere favorevole di regolarità contabile, ecco, io ritengo che la formulazione non favorisca proprio il cittadino, si riveli un fatto a tutela della burocrazia, quindi l'esatto contrario di quello che si chiede. Quindi, ecco, su questo continuo a non essere d'accordo con Gianangeli, pur essendo forse alla ricerca entrambi di una soluzione, che però non riusciamo a trovare perché non riusciamo a trovarla. Allora, com'è? Prego. Cioè, Presidente, allora, cioè, il problema, forse non ci siamo capiti. Qui non è una cosa per favorire la burocrazia. Genere si dice, qui non è una cosa. Qui è un problema oggettivo che si crea nel momento in cui, come ho spiegato prima, arriva un'istanza in cui non è esplicitamente indicato un accesso generalizzato. Questa istanza comporta una motivazione non valida oppure non è dotata di motivazione. A quel punto la burocrazia decide se incardinarla come accesso generalizzato, l'atto lo dà. Se incardinarla come 24190, l'atto non lo dà. Quindi è pieno potere la burocrazia discrezionale, con conseguente poi contenzioso. Questa è la situazione attuale. Quindi è il contrario, Presidente. Per risolvere questa situazione si dà un'interpretazione chiara. Allora, possiamo dare due tipi di interpretazione. Io dico che se, parlo soprattutto degli avvocati, se l'istanza non è espressamente presentata ai sensi come accesso generalizzato, viene incardinata come 24190, maniera restrittiva, vero, però risolutiva, in modo che il cittadino non è in balia della burocrazia, non è in balia del burocrate, del funzionario che deve dare, che ha potere discrezionale. Oppure l'altra formulazione è: saranno incardinate come accesso generalizzato anche le istanze non espressamente indicate come tali. Ma su questo ci sono delle riserve del segretario, perché effettivamente non è detto, perché ci sono perché dopo a quel punto diventa non è detto che se non è indicata come accesso generalizzato automaticamente lo posso considerare così, perché no, non è detto, capito? Il problema è tecnico, non è funzionale. Allora, piuttosto di rimanere nell'ambiguità, la risolviamo l'ambiguità, forse dando la interpretazione più restrittiva, ma che risolve l'ambiguità e che evita al cittadino di essere in balia. Io spero gli avvocati mi hanno capito, perché non vorrei essere frainteso, è proprio il contrario, l'obiettivo è quello di
togliere l'ambiguità, togliere la discrezionalità della burocrazia, che poi dopo si riversa sul contenzioso, perché guardate, noi ne abbiamo avuti in questi 5 anni di persone che su ste piccole cose hanno fatto accesso agli atti, poi dopo hanno fatto esposto all'ANAC, hanno fatto segnalazione di, cioè dopo parte l'ira di Dio se noi non ci dotiamo di strumenti chiari. Allora meglio dire: guarda, tu se la vuoi accesso generalizzato te lo scrivo qua, la devi fare come accesso generalizzato, punto. Se non me lo fai esplicitamente come accesso generalizzato, lo fai la DOC 4190 con tutti i canoni molto più onerosi, è vero, però io te l'ho detto, tu c'hai la doppia possibilità. Questo poi a prescindere dalla modulistica, perché come sappiamo bene poi chi scrive accesso agli atti ha la sua modulistica, gli avvocati hanno la loro modulistica, non è che poi andare ogni volta sul sito del comune a cercare la modulistica, quello lì la legge prevede e la legge è sopra la modulistica, non è che perché uno non usa la modulistica risolve l'ambiguità, questo è il punto, la modulistica non è vincolante, non è che un giudice si dice ma c'era la modulistica e quindi tu dovevi farlo con la modulistica, se è sbagliato è sbagliata l'interpretazione. Allora, l'ho detto prima, però. Allora, non ci sono altri interventi, rimane questa diversità, quindi allora dobbiamo, se non ci sono modifiche, dobbiamo votare questa proposta di emendamento e poi voteremo la pratica, ok? Rilevo che al di là della indicazione tecnica, c'è questa indicazione che risulterebbe il cittadino sfavorito dalla burocrazia se attuato in modo attento e minuzioso quanto indicato nell'emendamento, cioè in realtà si arriva paradossalmente a restringere le possibilità per il cittadino di fronte all'amministrazione, quindi alla burocrazia. Quindi su questo c'è la indicazione. Su questo c'è una indicazione diversa, quindi di non accoglimento, almeno questa è la mia indicazione, di non accoglimento dell'emendamento. Di non accoglimento dell'emendamento se non viene modificato. Io direi questo, Gianangeli, così facciamo una riflessione più attenta e a tempo per scrivere, visto che ci sono delle visto che ci sono delle persone che sono venute, così sentiamo i rappresentanti dei comitati di quartiere, così li presentiamo ai consiglieri. Allora direi, sospendiamo la trattazione della pratica iscritta al punto 14, così consigliere Gianangeli ha modo di scrivere con calma l'emendamento, la sospendiamo e adesso presentiamo in qualche modo, anche grazie alla collaborazione dell'assessore Roncarelli che era qua fino a poco tempo fa, diventa faticosissimo,
era qua fino a pochissimo tempo fa, e Marco Giampaoletti, un attimo solo. Discussione. Beh, l'aula dovrebbe servire proprio la discussione l'aula. Allora, scusate, piccolo contrattempo, è stato qua fino a due minuti fa l'assessore Roncarelli, trovato? Allora, un minuto di sospensione, non vi alzate, non andate via, vale ovviamente per i consiglieri, in attesa dell'assessore Roncarelli che era qua. Ah, ok. Riprendiamo, sono stati invitati per questa serata, la conclusiva del Consiglio Comunale Legislatura 2012-2017, i rappresentanti, alcuni dei rappresentanti dei comitati di quartiere che nel tempo si sono costituiti e hanno operato. Allora, do la parola all'assessore Roncarelli, poi al consigliere Giampaoletti. In qualche modo insieme hanno seguito la costituzione di questi comitati, soprattutto l'ideazione. Prego, assessore. Buonasera, fa piacere incontrare ancora una volta dei volti che poi sono diventati familiari nei vari incontri che si sono succeduti, io un po' di meno. Ma Marco ha avuto molte occasioni di interagire con voi e essere qui questa sera significa far vedere
che questa amministrazione appunto va oltre i consiglieri, oltre gli assessori, oltre lo stesso sindaco, ma vuole coinvolgere tutta fattivamente, concretamente tutta la città nell'amministrazione. È un percorso che non si può dire concluso, è un percorso iniziato che sta crescendo, si è completato anche recentemente con l'individuazione di altre persone che mettono il loro interesse non semplicemente a formulare o a segnalare un problema o formulare una proposta, ma anche a parlare fra di loro e aiutarsi nel territorio. Quindi non è solo il rapporto con l'amministrazione per cui diventa importante l'interfaccia con i comitati, ma è anche e soprattutto proprio nei quartieri, nelle zone dove il comitato opera. E questo ne abbiamo delle testimonianze bellissime che rende la città viva e partecipata. Io in questo caso ringrazio veramente tutti coloro che hanno speso energie e impegno per questo progetto. E comincio sicuramente da Marco, ma soprattutto, non me ne voglia Marco, è per tutti voi che siete qui di fronte a me. Grazie di nuovo. Grazie Assessore Roncarelli. Consigliere Giampaoletti. Sì, grazie Presidente. Beh, questo percorso è stato iniziato un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo se mi ricordo, è scaturito da una mozione che ho presentato in Consiglio Comunale per la costituzione di questi comitati. Questi comitati devono essere spontanei, e fino ad oggi abbiamo operato in questo modo, e nello stesso tempo sono stati costituiti sul progetto iniziale che abbiamo fatto con l'assessore, devono essere 12 comitati, ad oggi sono 11 comitati. Adesso io vi leggerò i comitati, quelli che sono stati costituiti, e i referenti, perché ogni comitato ha, diciamo, eletto, non come fosse un presidente o qualcosa, come un referente, una persona che è un portavoce, che molto spesso ci siamo incontrati, io sono venuto da voi sia delle volte col sindaco o anche con l'assessore Roncarelli per valutare e insieme quantificare le problematiche. Sicuramente tutti quanti voi avete sollevato moltissime problematiche. Però noi abbiamo raggiunto un obiettivo insieme, dalle problematiche sono state fatte delle scelte per quanto riguarda delle priorità, perché come ho detto sempre, tutti i cittadini possono, nonostante la costituzione dei comitati, possono chiamare gli uffici e segnalare le problematiche della città, che possono essere dal lampione che non funziona, dalla buca, dal taglio del verde, tutte queste cose che poi noi abbiamo messo su una lista, e grazie agli uffici abbiamo diciamo su 10 cose, quelle 2 o 3 cose per ogni comitato le abbiamo fatte. Spero che questi comitati, qualsiasi amministrazione o saremo noi o altre persone, continuano a esistere, perché la circoscrizione non ci sono più, e questo purtroppo crea un disagio per il cittadino, un rapporto diretto con il cittadino che manca. Invece con questi comitati abbiamo trovato delle soluzioni e soprattutto la partecipazione. Io vi ringrazio di cuore, perché senza il vostro apporto non riuscivamo a risolvere alcune problematiche. Io leggo i nominativi con i referenti, poi una persona, in questo caso ho scelto una persona di un quartiere periferico, perché l'amministrazione in questo caso ha cercato di lavorare anche sulle periferie, soprattutto sulle frazioni, perché il compito delle frazioni è un po' più difficile, perché sembrano che sono sempre abbandonate, invece abbiamo cercato di non abbandonarle e cercato di lavorare insieme.
Sicuramente è stato molto facile fare i comitati all'esterno della città con queste frazioni. Per me è stato molto difficile invece farlo all'interno della città, perché si dà per scontato che alcune cose deve fare l'amministrazione comunale. Invece questo, grazie alla collaborazione di tutti quanti, abbiamo trovato una collaborazione per fare anche questi comitati sia del centro storico e anche delle strade, diciamo vie periferiche della città. Inizio con la frazione di Casterosino, Torre Santa Maria del Colle, che il referente Mazzieri Giuliano. Se alzi la mano, almeno, ecco, che almeno poi vieni riconosciuto. Centro storico, cerchia muraria, che è uno degli ultimi che abbiamo fatto, la signora Anna Tosti. Coppetella, che è una frazione esterna, ma fa parte sempre della città di Iesi, ci sono Pacenti, Nicolò, Santoni, Emanuele e Scarpini. Mazzangrugno, un'altra frazione, Cartuccia Claudio. Poi la zona Minonna, la zona Treballi, Spurio, Luciano, e per la zona Treballi il referente è l'associazione Tre Colonne Montesi. Ponte Pio, Pantiere, zona Parò e ex seminario Piccioni Roberto. San Giuseppe, Santa Lucia, zona ex Smia, Parco Mattei, Sauro Ciuffolotti. Santa Maria del Piano, Prato, Viale Trieste, Cristina Capogrossi, non so se c'è perché aveva un impegno, non c'è. Monte Tabor, Fausto Coppi, Cavallotti, Appennini e Tabano, Grilli Ugo. Via Roma, Via Siago e Via Galodoro, De Vito, Vito. Viale della Vittoria, Piazza Bramante, San Pietro Martire e Vivi il Viale, che abbiamo fatto, diciamo, un accordo, perché questo Vivi il Viale, che c'è, Victor questa sera non c'è, avevano già istituito un gruppo di lavoro, che sono dei commercianti, tutti i commercianti del Viale della Vittoria e Viale del Lavoro. Abbiamo cercato di non fare un altro gruppo di lavoro, questo esiste, e hanno preso in carico anche le problematiche che sorgeranno per Piazza Bramante, San Pietro Martire e altre zone. Allora, la città è stata divisa in parti, in 12 comitati, l'ultimo non è stato ancora, si sta lavorando, è via San Francesco, che comprenderà via Verdi, via Gramsci, zona Murri, Martin Luther King. Diciamo, la circoscrizione erano divise per vie, e se vi ricordate bene le vie, c'era una via che era magari metà era la seconda circoscrizione e la terza circoscrizione, e non era, diciamo, un po' chiara la situazione. In questo caso noi abbiamo diviso in fascia territoriale per dare la possibilità poi di alcuni cittadini di presentare alcune vie, che magari alcune vie non sono presenti, non sono elencate in questo foglietto. Noi abbiamo istituito anche all'interno del sito del Comune di Iesi una pagina sotto istituto di partecipazione, dove ci sono riportati i referenti, almeno qualche cittadino che vuole entrare a far parte di questi comitati, collaborare, ma nello stesso tempo anche segnalare ai referenti di queste zone le problematiche, che almeno il referente fa da portavoce. Adesso io chiederei a Mazzieri Giuliano di intervenire, visto considerato a nome di tutti quanti, abbiamo preso questo comitato periferico, per dirci qualche cosa ai consiglieri comunali, se come sono andati questi anni, se c'è stata questa collaborazione, quello che si può migliorare a seconda quello che poi i comitati andranno a fare. Grazie per il momento. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito sia al Sindaco sia al Presidente del Consiglio che a tutti i consiglieri comunali. Come giustamente
hanno detto sia l'assessore Roncarelli che il consigliere Marco Giampaoletti, questi comitati voluti un po' caparbiamente da Marco, sopra il consigliere Marco soprattutto, e accettati da tutta l'amministrazione comunale di Iesi, dal sindaco e da tutta la giunta, ci ha fatto piacere, perché era un po' da tempo che le periferie in generale venivano sempre un pochettino, come si era ventilato adesso, bistrattate o considerate di serie B. Questo, essendo un po' periferico, è una cosa che mi ha dato sempre fastidio, questo lo dico in questa sede perché ci sono stato più volte in questa sede comunale in occasione delle questioni scolastiche nelle precedenti amministrazioni, e non è una cosa che fa piacere ai cittadini in periferia, questo ve lo dico apertamente a tutti i gruppi politici in generale. E perciò è stato un ringraziamento molto forte da parte nostra, cioè è stata una cosa piacevole da parte nostra questa creazione, perché possiamo in questo modo esternare e porre all'amministrazione comunale le problematiche del territorio, perché molti amministratori spesso e volentieri girano poco, conoscono, non vogliono conoscere il territorio periferico, e allora questo è difficile dopo, diciamo, riuscire a captare quello che succede in zona. Con questa amministrazione abbiamo visto comunque che c'è stata una volontà di intraprendere questo lavoro, questo collegamento, e ci fa piacere, giustamente, come diceva il consigliere, che prosegua, perché è un rapporto, una collaborazione molto proficua a mio parere. Come diceva Marco Giampaoletti, il discorso è tutto volontario, noi lo facciamo perché riguarda il territorio, penso il nostro territorio, ma il territorio di tutti quanti, il comune, dell'amministrazione, perciò se ci impegniamo per migliorarlo e logicamente facendo notare all'amministrazione magari alcune lacune o qualche problema che c'è nelle diverse zone, è proprio per far funzionare meglio tutto il discorso. È chiaro che bisogna rendersi conto che è un primo passo, siamo partiti, c'è stata una collaborazione stretta, perché qualsiasi istanza noi avevamo un punto di riferimento con il consigliere, e di conseguenza lui poteva magari portarla sia per quanto riguarda la questione politica alla giunta o al consiglio, sia per quanto riguarda magari alcune situazioni amministrative, magari come si diceva prima, otturare buche oppure riparare alcuni marciapiedi oppure sistemare altre parti del territorio o frane e così via, poteva anche seguirla a livello periferico, perché questo a noi il comportamento che ha fatto il consigliere c'è piaciuto in questo senso, che diciamo il problema che ci avevamo era seguito, non era lasciato lì, dice sì, lo facciamo e poi chi si è visto si è visto, invece lo seguiamo noi come comitato, ma veniva seguito anche da parte sua o da parte dei funzionari magari del comune che venivano magari sollecitati a svolgere o a risolvere quella problematica in quella zona. È chiaro che è stata una cosa interessante, come era stato precedentemente accennato, sia il rapporto che c'è stato tra i comitati, presidente dei comitati e l'amministrazione, sia il rapporto anche tra noi, perché all'interno con le riunioni che abbiamo fatto c'è stato anche una conoscenza, uno scambio di informazioni tra i diversi componenti dei comitati, sia presidenti che componenti stessi, e la cittadinanza. Le riunioni servono proprio per magari esternare ognuno le proprie problematiche, ma dire anche all'amministrazione che l'altra volta quando andava a fare i conticini ricordatevi delle periferie, perché le periferie bisogna cominciare a appoggiare anche sul bilancio futuro prossimo, speriamo un po' più soldi, perché giustamente quando la coperta è sempre stretta e ci abbiamo pochi soldi dobbiamo ragionare con questi soldi, però è anche vero che siccome siamo stati sempre indietro qualche volta qualche cosina in più ce la vorrebbe in futuro, questo è l'augurio di tutti noi, perché tante volte la coperta rimane un pochettino stretta.
Secondo noi, secondo me che in questo momento rappresento un po' gli altri presidenti e i componenti del comitato, l'organizzazione può funzionare perché all'interno di questi comitati sono persone volonterose che vogliono far sì che il territorio sia migliore sia dal lato di viabilità che dal lato di bellezza generale, perché le zone periferiche danno anche un contorno, come una casa già un giardino, danno anche un contorno al territorio, a tutto il territorio comunale. E questo sicuramente è un pregio che qualsiasi amministrazione deve tutelare, perché come uno c'ha una bella casa e poi attorno c'ha uno sfascia carrozze, insomma non è proprio la stessa cosa. Allora il territorio è unico e perciò deve essere curato alla stessa maniera sia del centro che della periferia. E, comunque dicevo che alcuni problemi periferici sono molto simili per attitudine, perché parliamo di viabilità, buche, strade, e questo, mi permetto di dire, un'attenzione ce la vuole per migliorare queste cose, onestamente, perché non possiamo lasciare in degrado continuo queste zone. Abbiamo migliorato, come diceva Marco, abbiamo fatto le cose in base a quello che ci avevamo, questo vi ringraziamo perché c'è stata la buona volontà e l'abbiamo apprezzata, perché c'è stata la volontà da parte nostra di impegnarci, da parte vostra come amministrazione di ascoltarci e di portare avanti queste problematiche, queste esigenze che noi ci avevamo. Vi ringrazio a tutti e speriamo che, ripeto, il prossimo futuro mettete un po' più soldi per le periferie. Grazie. Grazie a lei. Adesso Marco Giampoletti. Risponde il sindaco. Allora, su questi comitati, la prima fase era la costituzione dei comitati e in contemporanea, grazie alla loro collaborazione, abbiamo iniziato la seconda fase, perché in alcuni comitati hanno iniziato come seconda fase la manutenzione. Alcuni comitati, come Minonna, che già era da tempo che lo faceva, la manutenzione del verde, avendo parecchie associazioni, no, sportive o d'altro, Casterosino, abbiamo iniziato a Casterosino, abbiamo iniziato a Ponte Pio, abbiamo iniziato a Mazzangrugno, dove queste persone, seguendo un regolamento comunale con un contributo, un piccolo contributo spese, stanno lavorando per rendere vivibile, nello stesso tempo tagliare l'erba. E mi ricordo Ponte Pio, che è stato uno, mi ricordo Piccioni, che sono due o tre persone che lo stanno facendo con passione, impegnandosi anche con i propri mezzi, che poi dopo noi stiamo dando un rimborso. Ma credo che sia la fase, diciamo, successiva, è la seconda, come dicevo, ma oltre al verde si potrebbe pensare di fare delle piccole manutenzioni. Faccio un esempio, la panchina che si è rovinata per il sole o d'altro, queste piccole manutenzioni potranno essere fatte dai comitati. Poi successivamente ci saranno altri progetti che, se i comitati accetteranno di continuare, sicuramente accetteranno, vi chiedo, e questo ve lo chiedo dal cuore, non gettate questo tempo che abbiamo passato insieme per costruire questo progetto. Se non saremo noi, ma ci sarà un'altra amministrazione, voi dovete continuare, perché voi siete le sentinelle del territorio che date una mano a qualsiasi amministrazione, ma non gettiamo via questo lavoro che abbiamo fatto insieme, perché è stato pesante per tutti, perché ogni due mesi ci siamo incontrati, magari ci siamo anche scontrati su alcune cose, perché è giusto anche dirlo, perché giustamente uno pensa sempre al proprio orticello, dice: ma perché non lo fai prima a me o altre cose? Allora, noi abbiamo dato una priorità su alcune problematiche. Io mi ricordo mia nonna che c'era una problematica molto particolare per quanto riguarda il sottopasso. C'è stato anche il sindaco presente, no? Abbiamo fatto una riunione e tutto, l'abbiamo risolta nei limiti del possibile,
però in altre parti l'abbiamo risolta anche magari facendo una manutenzione straordinaria. Questo credo che dovrà continuare e vi chiedo se questo dovete continuare assolutamente, anche se magari non ci sarò io, ci sarà un'altra persona, un'altra amministrazione, non importa. Però io sono nato da un comitato di quartiere e so quello che significa. Non è che si può sempre attaccare all'amministrazione, invece se troviamo una collaborazione come abbiamo trovato insieme in questi anni, credo che si va avanti per altro tempo. Non so se il sindaco vuole dire qualcosa. Sindaco. Ma io non posso dire altro che prendere atto del lavoro che è stato fatto. Mi fa piacere che ci sia un riscontro positivo da parte di chi si è impegnato direttamente. Immagino che, come in tutte le situazioni che hanno un inizio, si devono consolidare e probabilmente si può fare ovviamente meglio, però credo che siamo sulla strada giusta e dobbiamo insistere. E comunque, riferendomi a quello che diceva Marco Giampoletti, è chiaro che venendo a mancare le circoscrizioni, non avendo più un contatto, la possibilità di avere un contatto diretto con i cittadini, questo era uno dei pochi modi per poter continuare a interagire in maniera costruttiva. Dunque non posso far altro che complimentarmi e sperare che questa iniziativa non muoia qui, ma che vada avanti e anzi si consolidi. E grazie di quello che avete fatto fino ad oggi. Grazie signor Sindaco, quindi grazie agli esponenti e rappresentanti dei comitati di quartiere, come ringraziamento va all'assessore Roncarelli per quanto fatto, a Marco Giampoletti, e noi proseguiamo, sembra brutale, ma proseguiamo con i lavori del Consiglio, appunto ancora con un ringraziamento ai rappresentanti dei comitati. Allora, riprendiamo la fase, questo incontro, questa partecipazione va prevista nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale per ragioni di verbalizzazione. Allora, continuiamo, riprendiamo la pratica, il segretario e me la può, l'assessore, grazie. Allora, riprendiamo a trattare la pratica che avevamo in qualche modo sospeso, e quella iscritta al punto 14, regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, approvazione. Allora, siamo rimasti all'emendamento che è stato proposto da Gianangeli e che comunque poi dovrà essere, se è sostitutivo dell'altro, mi deve poi dire questo, perché eventualmente lo dobbiamo mettere in votazione. Allora, bisogna che me lo precisa, le do la parola. Allora, chiedo al consigliere Gianangeli se il secondo emendamento è sostitutivo del primo che ha presentato, che va cassato, quindi. Se il secondo emendamento è ammissibile, sostituisce il precedente. Allora, su questo serve il parere di legalità, di regolarità, chiedo allora, scusa. Segretario. Leggo un attimo l'emendamento. Saranno incardinate come istanze di accesso agli atti generalizzate anche quelle istanze di accesso a documentazione non espressamente, come c'è scritto qui? Non espressamente indicate come tali dai richiedenti, e non è possibile a mio avviso, perché noi abbiamo tre tipi di accesso, quindi potrebbe essere anche un accesso civico ai sensi dell'articolo 5,1 e potrebbe essere anche un accesso documentale ai sensi della 241, perché poi non rileva il dato formale ma il dato sostanziale che emerge dal testo della richiesta da parte del cittadino. Cioè, se io facessi una cosa del genere, genererei contenzioso, perché per una mera disattenzione formale andrei praticamente a catalogare una richiesta in altro modo rispetto alla catalogazione sostanziale della richiesta dello stesso. Ecco.
A mio avviso, se per lei può andar bene, si potrebbe pensare di emendare l'articolo 4, il quarto comma, del regolamento naturalmente, dove si dice: nel caso di accesso generalizzato si può sostituire con la seguente espressione: se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico generalizzato. Fermo il resto, ovviamente. Questa potrebbe essere una soluzione che chiarisce. So è abbastanza. Allora, la soluzione che viene in qualche modo proposta rispetto all'emendamento proposto dal consigliere Gerangeli è la seguente, però dovreste prendere il testo, perché sennò non è facilissimo, perché la formulazione è una cosa tecnica, non è mai facilissima. Allora, articolo 4 del regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato verrebbe modificato così, al quarto comma. Il quarto comma, formulazione attuale, dice: nel caso di accesso generalizzato l'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. La proposta invece che viene fatta è di modificare il testo in questo modo: se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico generalizzato, l'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. Questo perché al comma 3 si fa riferimento, nell'istanza presentata per accesso civico, che l'istanza deve avere per oggetto l'accesso civico semplice. In quest'altro caso specifichiamo questo, così si chiarisce: accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Questa è la proposta che dovrebbe chiarire ogni aspetto. Altrimenti, se non c'è l'accordo su questo, mettiamo in votazione gli emendamenti e andiamo avanti, perché se no non ne usciamo. Come? Consigliere, un attimo, la consigliera Garofoli. Non prende. Come? Sì. Allora, nella proposta che concordate in qualche modo con il segretario, vista dal segretario, si dice di, prendete il testo sotto mano perché se no, articolo 4, comma 4, la frase: nel caso di accesso generalizzato l'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti, viene precisata ulteriormente e dovrebbe essere indicato: se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico generalizzato, l'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. È la stessa, è la riproposizione della stessa dicitura che figura il comma 3 dell'articolo 4, dove si parla di se l'istanza per oggetto l'accesso civico semplice. Quindi viene ripetuta la stessa dicitura: al comma 3 si parla di accesso civico semplice, al comma 4 si specifica che se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico generalizzato. Viene ripetuto lo stesso criterio, così da superare ogni equivoco. Chiaro? Prego. Presidente, scusi. Allora, se abbiamo trovato la quadra della situazione, o la sintesi, insomma, della discussione, perché non so se è più di un'ora che si fa una discussione a due su un emendamento che comunque va emendato, e tutto quello che è democraticamente permesso dal regolamento comunale, ma sarebbe giusto e opportuno, se si continua su questo percorso, chiedere la sospensione del Consiglio, una ristretta dei capigruppo nella sala del Presidente, con tutti i capigruppo, per trovare alla fine una sintesi e andare avanti, perché o andiamo al voto
e la si vota. Chiedo scusa, e con la sintesi, e con dovrebbe, la decisione del Consiglio Comunale si chiude. La sintesi per venire incontro alle richieste proposte nell'emendamento potrebbe essere questa dicitura che vi ho appena letto. Sull'altra, avete sentito il segretario, non ci sarebbe lo stesso parere di regolarità. Quindi c'è il parere sostanzialmente contrario del segretario. Con il segretario abbiamo visto questa possibile modifica e integrazione della bozza di regolamento nel modo propostovi. Quindi sostanzialmente potrebbe essere anche oggetto di un autoemendamento, o meglio, no, io non, cioè non posso fare della giunta, per arrivare a modificare il regolamento nel senso che vi ho appena letto questo. Non so, Presidente, Presidente, mi chiedo scusa per l'ennesima volta. Io apprezzo il suo sforzo che sta facendo in tutti i modi per far capire a tutto il Consiglio qual è l'emendamento opportuno. Ma questo. Ho capito, ma se dall'altra parte si continua a rimpallare, no, non va bene o non va bene, ci piace o non ci piace, con una virgola o senza la virgola, allora si fa una ristretta. Chiedo scusa, non si rimpalla tutti in conferenza, nulla. Capigruppo, non si rimpalla nulla. Il punto d'incontro e si va al voto. C'è la proposta di emendamento. Avete sentito, non c'è parere di regolarità da parte del segretario. Con il segretario è stato concordato, semmai, questa modifica, questo emendamento alla bozza di regolamento che abbiamo tutti, e questo potrebbe essere venire incontro alle esigenze di Gianangeli. Questa è la situazione. Se vogliamo fare conferenza di capigruppo, ma ci ridiremo le stesse cose. Cioè io non avrei elementi ulteriori. Se c'è l'accordo, bene, se non c'è... Non so se sono stato chiaro. Allora, c'è un emendamento. Allora, se l'emendamento viene proposto, viene discusso, poi deve essere votato. Gianangeli ha presentato un ulteriore emendamento che va discusso e va votato se lui non lo ritira. E lui non lo ritira. Poi, allora, per venire incontro alle richieste contenute nell'emendamento di Gianangeli, ammesso che lui li accetti, c'è questa possibilità di modificare il regolamento in questo modo. Se Gianangeli non aderisce, non lo accetta, mettiamo semplicemente al voto A, l'emendamento di Gianangeli, B, l'emendamento, autoemendamento che va a fare la Giunta, C, la pratica nel suo complesso. Chiaro? Subito. Oh. Allora. Ma no, non facciamo, che diciamo? Daniele, perdonami. Lui ha un'esigenza, non riesce a soddisfarla. Non se stanno capendo. Vedetevi un attimo e trovate una forma per chiudere questa cosa. No, allora lasciamo perdere, votiamo e buonanotte. Allora, ritorniamo, allora cerchiamo di stringere. Allora, la Giunta fa questa proposta di emendamento al regolamento. C'è Gianangeli che mi deve dire se ritira il primo emendamento, se lo ritira e viene sostituito dal secondo emendamento. Poi andremo a discutere dell'autoemendamento della Giunta, poi della pratica nel suo complesso. Gianangeli, solo per dirmi questo, riprendiamo tutta una discussione. Attenzione, perché siamo al punto conclusivo. Gianangeli. No, io dico, Presidente, io dico un attimo quello che penso, insomma, poi decidiamo. Allora, io credo che questo emendamento che lei propone è condivisibile, ma non cambia la sostanza del problema. Perché il problema non è quando uno indica accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Il problema persiste e continuerà a persistere, purtroppo, se uno non presenta alcuna indicazione. In quel caso lì la discrezionalità dell'ufficio
comporterà, per i motivi che ho detto prima, che non ripeto, che ormai sia chiaro a tutti, comporterà il possibile contenzioso. Allora, io ho fatto due proposte di emendamento. Il primo era tecnicamente risolutivo, anche se restringeva, e su quello infatti c'era un parere positivo. Su istanza della maggioranza, colta al volo subito, perché era la mia istanza che volevo fare, perché era nello spirito ovviamente che c'ho sempre, è stato detto: ma non possiamo dare un'interpretazione estensiva anziché restrittiva? Va bene, proviamo su quello, però su quello c'è il parere negativo tecnico, perché l'interpretazione più estensiva è ovvio, io posso dire se è indicato l'accesso lo considero accesso generalizzato, se non è indicato non posso considerare l'accesso generalizzato, era ovvio che c'era parere negativo, per quello io ho messo l'interpretazione più restrittiva, perché era oggettivamente indiscutibile e risolveva. Questa questione, l'emendamento proposto così, lascia aperto la questione. Io, prima di dire se ritiro o non ritiro l'emendamento, accolgo la proposta Santinelli di dire di fare una sospensione in capigruppo, se c'è la volontà, se no dirò se ritiro o non ritiro l'emendamento. Allora, seguendo anche le indicazioni che sono state date prima, io direi dovremmo discutere su una cosa che sono che è ormai chiara, evidente in base agli emendamenti, a quest'ultima proposta di emendamento indicatavi che sarà proposta della Giunta. Allora, c'era questa difficoltà sulla prima, sul primo emendamento, che addirittura restrittivo per quanto riguardava la cittadinanza, rispetto alla burocrazia, almeno questa è l'indicazione. Secondo emendamento, che a questo punto però non ho capito se va a sostituire il primo o meno, si tenta di arrivare alla soluzione di tutto, e possiamo farlo con la discussione senza fare conferenze di capigruppo, con questa soluzione che è stata esaminata insieme al segretario generale per arrivare a una soluzione equa, chiara. Questa è la posizione. Adesso, se dobbiamo continuare a discutere, a quel punto del nulla, perché se non abbiamo un accordo o se qualcuno non fa una proposta alternativa, è inutile che ci vediamo per decidere che cosa. Allora, io direi si fa in questo modo. Consigliere Gianangeli mi deve dire se la prima proposta di emendamento è confermata o sostituita dalla seconda. Mi deve dire se sì o no, poi vediamo sulla seconda. Poi vediamo la terza proposta di emendamento fatto dalla Giunta. Consigliere Gianangeli, a lei. Allora, Presidente, se lei non permette la sospensione in capigruppo, io prendo atto di questa cosa qui e dico sugli emendamenti. Io dovevo sapere se lei dava la sospensione in capigruppo. Lei ha detto di no, da quello che ho capito? Giusto, ha detto di no? Ok. Allora, io ho fatto due emendamenti. Uno ha detto sì, ha detto no. Secondo me è assolutamente inutile, perché non c'è una proposta alternativa su quale trovare una condivisione. No, bisogna capirci bene. C'è il no bene. Sulla prima e sulla seconda, c'è la indicazione non è di c'è proposta alternativa, approvare Presidente. L'emendamento proposto dalla tutte. Giunta. Questo allora, è. Allora, quindi è no. Quindi, Presidente, quindi no. Lei non consente la riunione in capigruppo, quindi ci sono in ballo due emendamenti, il primo e il secondo. Il secondo è ritenuto non ammissibile dal segretario, non è che c'ho tanta scelta, devo mantenere valido il primo. Con l'accettazione del primo emendamento la questione viene risolta. Se non viene accettato l'emendamento che ho proposto, purtroppo, ma non perché l'ho proposto io, per carità, perché è purtroppo è così, la proposta di emendamento che fa lei, che fa il segretario, è una proposta che chiarisce ma non risolve la questione. Non risolve perché rimane esattamente così. Consigliere sostituire Gianangeli, nel nessuna caso, proposta no, di opinione, emendamento questa risolve è la mia opinione. Il 100% dei casi. Cui,
perché sì, ovviamente molto viene poi rimandato agli uffici, per cui è impossibile avere l'automatismo delle soluzioni. Purtroppo io non ho scelta, devo lasciare l'interpretazione iniziale, che non è restrittiva, è chiarificatrice rispetto a un iperpotere del burocrate che si trova a fare l'accesso a gestire la pratica, piuttosto di lasciare in mano alla burocrazia si fa un chiarimento, e se l'istanza non viene indicata espressamente come accesso generalizzato viene inquadrata come Exodo 4190. Questa è l'unica possibilità tecnica che il segretario mi dà, perché quella estensiva proposta giustamente dalla maggioranza è stata bocciata dal segretario. Quindi io propongo di riproporre il primo emendamento e convintamente vi invito a votarlo, perché non è contro nessuno, è solo a favore dei cittadini, non è restrittivo ma è chiarificativo, non so se esiste questa parola in italiano, penso di sì, chiarificativo, chiarificatore della questione. Allora, le posizioni sono chiare, consigliere Gianangeli quindi prende atto del parere espresso sul secondo emendamento, che viene sostanzialmente viene ritirato dallo stesso, e consigliere Gianangeli conferma quindi l'emendamento, il primo emendamento proposto. Chiedo scusa. Ecco. E conferma il primo emendamento proposto, che verrà messo ai voti. Verrà messo ai voti anche il secondo emendamento proposto da, in questo caso, dalla Giunta. Questo non viene ritirato. Il secondo emendamento è quello proposto dalla Giunta, con questa precisazione. Mi dà un foglio, Paola? No, quello degli emendamenti. Siamo al punto regolamento, punto 14. Silenzio, basta sostituire le parole nel caso di accesso generalizzato, accesso generalizzato, sostituito da se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico generalizzato. Sindaco, dov'è adesso?
sindaco dov'è? Ah, eccolo, eccolo. Allora, il sindaco che firma l'emendamento, chiedo scusa. Scusa. Della giunta. Ecco qua. Eccoci. Solo quello della giunta, ragazzi, ma. Sette. Prendere posto. Allora, vi prego di prendere posto, consiglieri. No, sì. Ciao. Allora, riprendiamo i lavori. Allora, metto in votazione. Sono completamente sordo. Allora, metto in votazione. Oh, c'ho 57 anni. Metto in votazione il primo emendamento. Il primo emendamento è quello proposto Grazie. Dal consigliere Gianangeli, è quello che ha per oggetto la pratica iscritta al punto 14, regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, e dice sostanzialmente di aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente comma 8: non saranno incardinate come istanze di accesso generalizzato quelle istanze di accesso a documentazione non espressamente indicate come tali dai richiedenti. Questo è l'emendamento proposto da Gianangeli. Ci siamo? Anzi, passo indietro formalmente. Dichiarazioni di voto per essere corretti, spero che non ci siano. Chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, metto in votazione. Quindi abbiamo detto prima l'emendamento, quello che vi ho appena letto, proposto da Gianangeli, consigliere Gianangeli. Su questo prego votare, votazione aperta. Cingolani. Non funziona, Paolo. Non funziona. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 22, 2 i voti favorevoli, 17 i voti contrari, 3 gli astenuti. L'emendamento viene respinto. Hanno votato a favore i consiglieri Gianangeli e Morresi. Si sono astenuti i consiglieri Punzo, Torri, Giorgio Rossetti. Hanno votato in senso contrario tutti gli altri. Passiamo ora, essendo stato ritirato il secondo emendamento proposto dal consigliere Gianangeli, l'emendamento che è stato proposto dalla Giunta, sempre sulla stessa pratica ovviamente, quello che propone di sostituire all'articolo 4,4 del regolamento, di sostituire le parole «nel caso di accesso generalizzato» con le parole «se l'istanza per oggetto l'accesso civico generalizzato, fermo il resto». Questo emendamento è stato proposto dalla Giunta. Prego votare.
No, non mi funziona. Ecco. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 22, 19 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 3 gli astenuti e sono i consiglieri Punzo, Torri, Giorgio Rossetti. Il Consiglio Comunale approva l'emendamento. Adesso passiamo a votare il testo così come emendato del regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, approvazione, indicato al punto 14 all'ordine del giorno. Prego votare. Senza. Spaccia Francesco Rossetti. Senza immediata, la diamo? Sì. Sì. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 22, 19 sono i voti, 19 i voti favorevoli, nessun contrario, 3 sono gli astenuti, il Consiglio Comunale approva. Hanno votato, chiedo scusa, si sono astenuti i consiglieri Gianangeli, Morresi, Giorgio Rossetti, hanno votato a favore tutti gli altri. Metto ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare, votazione nuovamente aperta. Bornigia. Francesco Rossetti. Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 22, 19 i voti favorevoli, nessun contrario, 3 gli astenuti, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività, si sono astenuti i consiglieri Giorgio Rossetti, Morresi, Gianangeli. Passiamo ora alla pratica iscritta al punto 15 all'ordine del giorno e quella che per oggetto convenzione fra l'Ombudsman, difensore civico delle Marche e il Comune di Jesi per l'affidamento del servizio di difesa civica. Approvazione. Presente e illustra la pratica la dottoressa Orlando. Sì. Allora, come ben sapete, dobbiamo procedere alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per il giudizio di ammissibilità del quesito referendario relativo a Piazza Pergolesi. Il Comitato risulta praticamente formato da un membro designato dal Consiglio Comunale, che è risultato essere l'avvocato Nicolaini, un membro designato dalla Prefettura di Ancona, che ad oggi ancora non è stato designato, e dal difensore civico regionale. Il difensore civico regionale, invitato a far parte dell'organismo, ha dato praticamente il proprio assenso previa sottoscrizione di apposita convenzione per l'espletamento delle funzioni di difensore civico anche per il Comune di Jesi. Pertanto procediamo, cioè si propone di approvare la convenzione con durata sino alla fine della legislatura. Poi chi ci sarà dopo con la nuova legislatura deciderà, insomma, se vorrà praticamente rinnovare questa convenzione oppure no. Grazie dottoressa Orlando. Consigliere Gianangeli, prego, a facoltà. Sì, la convenzione non è per regolarizzare solo il discorso della funzione nel Comitato dei Garanti, ma, come è stato detto, per fare tutte le operazioni di difesa civica, quello che fa il difensore civico, che non fa solo, non presenza solo che presenta al Comitato dei Garanti. Il difensore civico ha tutta una serie di funzioni, per esempio quella di cercare di dirimere controversie favorendo accordi tra soggetti in contenzioso o in potenziale contenzioso. Al difensore civico ci si può accedere anche nel caso di diniego accesso agli atti, è uno dei soggetti a cui si può accedere, eccetera. Tutte queste cose vengono regolate da questa convenzione.
Io trovo una difficoltà all'articolo 4, perché credo che l'articolo 4 potrebbe provare, secondo me, su questo chiedo un chiarimento, potrebbe portare un problema, perché ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto dall'altra parte nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione. A tale riguardo le parti si impegnano a farne uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, a conservare con la massima cura e riservatezza, limitando il numero di soggetti che possono avervi accedere, al personale strettamente coinvolto alla attività di difesa civica. Allora, fatto salvo le questioni che hanno riservatezza previste dalla norma, cioè questi gli atti che sono detenuti al Comune non possono non essere divulgati solamente su una clausola bilaterale. La clausola bilaterale può estendere il diritto all'accesso, non lo può diminuire, secondo me. E quindi se nell'interlocuzione fra il Comune e l'Ombudsman c'è un atto, viene scambiato un atto sul quale un cittadino fuori ha diritto ai sensi di legge nazionale ad averlo, non possiamo non darglielo in forza di una clausola di riservatezza di questo tipo. Per cui ho una perplessità su questa cosa. Mi pare però il contratto, se non sbaglio, è un contratto, non dico standard perché forse la parola non è corretta, ma predisposto dallo stesso difensore civico regionale e sottoposto a tutte le altre amministrazioni, e credo che regolamenta da tempo le materie, i rapporti fra difensore civico regionale e i comuni. Quindi credo che questo problema sia stato esaminato, vagliato anche dallo stesso difensore civico, e non ci sono problemi in particolare, anche perché credo che alcuni aspetti che potrebbero essere affrontati dal difensore civico regionale per la difesa civica potrebbero proprio riguardare aspetti anche coperti da riservatezza e privacy. Spesso andrebbe a toccare questioni personali, quindi con dati non divulgabili. Non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudo la fase della discussione, apro quella delle dichiarazioni di voto. Se ci sono, consigliere Gianangeli, si prego. Sì, questa clausola messa così, ripeto, secondo me, io non so, anche se non è una risposta, non è una risposta il fatto che l'Ombudsman l'ha inserito, cioè la risposta si dà nel merito, non è stata data. Io voglio dire qua che questa clausola messa così potrebbe comportare problemi, perché se un atto non viene dato in forza di questa clausola è chiaro che se è confidenziale c'è una privacy, c'è la legge che già prevede questo. Qui si tratta di tutte le comunicazioni che intercorrono. Se all'interno di queste comunicazioni c'è un parere che non è sottoposto a sensi di legge nazionale a segretazione per violazione dei privacy o di qualsiasi altro tipo, quel parere bisogna darlo al cittadino, non possiamo non darglielo in forza di un atto normativo di gerarchia inferiore rispetto alla norma nazionale. Questo dico, e quindi per evitare, io questa clausola qua mi impedisce di votare questo regolamento, poi ognuno fa come crede, però su questo io, cioè, lo so che siamo alla fine, lo so che è tardi, però queste cose qui sono delicate, e mi meraviglio che non mi è stata data una risposta dal segretario nel merito su questo. Dottoressa? Sì. Allora, io l'ho intesa nel senso di carattere confidenziale, Gianangeli, poi questa convenzione ha praticamente la durata di 2 mesi e l'attività praticamente circoscritta al giudizio di ammissibilità del referendum. Non penso che avremo chissà quanti casi da trattare da qui al 10 giugno. No, è quello. Poi se si dovrà rifare la convenzione a luglio vuol dire che si terrà conto praticamente anche di questo suo preziosissimo contributo nella maniera più assoluta. Allora, continuiamo con le dichiarazioni di voto. Non ci sono altre dichiarazioni, quindi chiudo la fase della dichiarazione, metto in
votazione la pratica. La pratica è quella iscritta al punto 15 all'ordine del giorno, la convenzione fra l'Ombudsman Difensore Civico delle Marche e il Comune di Jesi per l'affidamento del servizio di difesa civica. Approvazione. Votazione aperta. Prego votare. Uno per carità dai la documentazione, ma Gianangeli, Olivi, Cingolani, Filonzi, Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, 19 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 2 gli astenuti, il Consiglio Comunale approva, si sono astenuti i consiglieri Gianangeli e Morresi, ovviamente a favore tutti gli altri. Metto in votazione l'immediata esecutività della delibera, prego votare nuovamente, votazione aperta. Garofoli, Giampoletti, Santinelli, Lenti, Cingolani, Marasca, Francesco Rossetti, Bornigia, Bornigia, comunico l'esito dal... No, non c'è il risultato. Sì, comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, 19 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 2 gli astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Si sono astenuti i consiglieri Gianangeli e Morresi, a favore tutti gli altri. Andiamo ora a trattare la pratica iscritta al punto 16 all'ordine del giorno e quello che ha per oggetto... Programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale e sociale e di riqualificazione urbana. Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Jesi e l'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche, presidio di Ancona, ERAP, per la gestione dell'intervento di recupero del blocco abitativo sito in via San Pietro Martire numero 18. C'è la... Chiedo scusa un attimo solo. Allora, chiedo scusa, questa riguarda questa pratica, un attimo solo. Intanto do la parola all'assessore Bucci. Sì, questa pratica ha che costituisce il punto 16, in realtà è molto simile a quella del punto 19. Si tratta del programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale, sociale e riqualificazione urbana e il punto 16 prevede l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Jesi e l'ERAP relativamente al blocco abitativo sito in via San Pietro Martire 18, composto da 8 appartamenti. Come tutti ormai sappiamo, nel 2014 è stata approvata dalla Regione Marche la rimodulazione del programma degli interventi denominato Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e con il quale è stato riconosciuto al Comune di Jesi un importo complessivo di euro 667.728 per la realizzazione dei seguenti interventi: l'acquisto e recupero del blocco abitativo di San Pietro Martire, che è oggetto di questa deliberazione, da destinarsi a edilizia sovvenzionata, per un importo complessivo di intervento di 800.000 euro.
L'importo del finanziamento concesso ammonta a 311.624 euro, mentre gli altri due interventi che fanno parte di questa concessione effettuata alla Regione Marche sono quelli relativi alle qualificazioni di Corso Matteotti e Piazza della Repubblica per l'importo di 69.000 euro, con un finanziamento di 316.000 euro. Mentre il terzo intervento riguarda la riqualificazione di Piazza Colocci con un costo di 224.000 euro e il finanziamento di 40.000 euro. Con questo atto approviamo lo schema di convenzione per dare modo alla dirigente di firmare la relativa convenzione. Però devo dire una cosa, devo precisare una cosa, Presidente, che su questo atto è stato proposto un emendamento perché molto opportunamente il Comune si vuole riservare la nomina del collaudatore e credo che il signor Sindaco, io avrei finito se non... Dico, l'emendamento viene presentato ovviamente dalla Giunta, quindi firmato dal Sindaco, c'è il parere di regolarità tecnica dell'architetto Sorbatti, dirigente dell'area servizi tecnici, e di regolarità contabile firmato dal Dottor Della Bella, responsabile del servizio finanziario. Riguarda, come diceva l'architetto Bucci, una modifica ritenuta opportuna per l'indicazione del collaudatore, giusto? Allora, la formulazione attuale che vedete nel brogliaccio all'articolo 6 dello schema di convenzione c'è scritto questo: la progettazione, direzione dei lavori e collaudo dell'intervento regolamentato dalla presente convenzione verranno condotti dall'ERAB Marche, presidio di Ancona, che in quanto proprietario dell'immobile si farà carico delle relative spese. Questa è la previsione attuale. Con l'emendamento proposto si dice così: la progettazione, direzione dei lavori ed eventuale collaudo statico dell'intervento regolamentato dalla presente convenzione verranno condotti dall'ERAP Marche, presidio di Ancona, che in quanto proprietario dell'immobile si farà carico delle relative spese. Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo di cui allo schema di intesa attuativa da sottoscrivere successivamente alla presente convenzione, si stabilisce che, al fine di non duplicare le commissioni di collaudo in corso d'opera previste dall'articolo 11 dello schema sopradetto, il membro della commissione da nominare a cura della stazione appaltante verrà individuato dal Comune di Iesi. Le relative spese verranno inserite all'interno dei quadri economici di ogni singolo intervento. Questa è la previsione e l'emendamento proposto dalla Giunta, proprio per evitare la duplicazione delle commissioni e per garantire l'unitarietà dell'intervento. Si propone sostanzialmente di nominare un'unica commissione di collaudo con la nomina da parte del Comune di Iesi del membro, appunto, da individuare da parte della stazione
appaltante, e nella proposta di emendamento si dice anche che l'ERAP informalmente, questo per conoscenza dei consiglieri, ha espresso il proprio nulla osta alla modifica proposta. Questo è quanto. Allora, aperta la discussione, consigliere Gianangeli. Una domanda solo, ma se dopo firmata questa convenzione, se facciamo un referendum sul monumento a Pergolesi, cioè non siamo più vincolati con questo, come facciamo a tornare indietro? Siccome leggo l'articolo nelle premesse, l'articolo 5, cioè un ribadire l'utilizzo dei soldi, no? Con la questione del monumento della riqualificazione del monumento a Pergolesi, non andiamo un passettino avanti? Cioè chiedo, perché credo che ci vincoliamo ancora di più e potrebbe diventare un problema tornare indietro. Grazie assessore Bucci. È mia opinione personale, ma penserei proprio di no, perché, come è stato molto opportunamente indicato in delibera, dell'importo complessivo che la Regione Marche concede all'interno, sintetizzo, del Piperro, per l'importo complessivo di 667.000 euro, poi per i tre interventi vengono individuati i singoli finanziamenti. Per San Pietro Martire, che sarebbe l'oggetto di questa pratica, 311.000 euro. Per la riqualificazione del Corso Matteotti, 316.000, e per la riqualificazione del Piazza Colocci, 40.000. Quindi l'importo complessivo è stato suddiviso in tre parti, ognuno per il proprio intervento. Adesso, al di là della questione politica o della volontà delle parti, o come finirà il referendum ed altro, non penso che si possa bloccare tutto il pacchetto dei finanziamenti previsti. Quello sarà un sub del complessivo. È stato chiaro? Credo che non. Okay. Grazie assessore Bucci. Non ci sono altre domande, cioè meglio, altre prenotazioni, altri interventi, quindi chiudo la fase della discussione, apro quella delle dichiarazioni di voto, eventuali, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudo questa fase e metto in votazione la pratica. Sostanzialmente devo mettere prima in votazione l'emendamento e poi la pratica. Allora, metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta relativamente alla pratica iscritta al punto 16, programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale e sociale di riqualificazione urbana e relativa all'intervento del blocco abitativo sito in via San Pietro Martire 18. Poi per la pratica dirò tutto l'articoletto per evitare errori. Per ora votiamo l'emendamento proposto dalla Giunta. Votazione aperta, prego votare. Comunico l'esito. No, non mi dà. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 14, 7 sono i contrari, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva. Hanno votato in senso contrario i consiglieri Bannoni, Francesco Rossetti, Bornigia, Marasca, Olivi, Morresi, Gianangeli. Metto ora in votazione la pratica nel suo complesso e quindi il testo così come emendato. E quindi la pratica che ha per oggetto programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale e sociale e di riqualificazione urbana, approvazione schema di convenzione fra il Comune di Iesi e l'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche, presidio di Ancona, ERAP, per la gestione dell'intervento di recupero del blocco abitativo sito in via San Pietro Martire numero 18. Votazione aperta, prego votare.
Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 14, 7 sono i voti contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva. Hanno votato in senso contrario i consiglieri Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Bannoni, Francesco, Rossetti. In senso favorevole tutti gli altri. Metto ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Cingolani, Santinelli, Francesco Rossetti, comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21. 14 sono voti favorevoli, 7 voti contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera. Hanno votato in senso contrario i consiglieri Vannoni, Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia. Passiamo ora a trattare la pratica iscritta al punto 17 all'ordine del giorno. È quella che ha per oggetto... Vuole anticipare la 19. Ah, va bene. Allora, mi chiedono una inversione, quindi di trattare ora la pratica iscritta al punto 19, è quella che ha per oggetto programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, approvazione schema di intesa attuativa fra la Regione Marche, il Comune di Jesi e l'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche, ERAP. Presente, illustra la pratica l'assessore Bucci. Sì. Sì, ho chiesto di invertire la trattazione di questo punto perché l'oggetto di questa delibera contiene le stesse identiche premesse di quella testé votata, in quanto parliamo sempre del famoso programma Piperro. E questa deliberazione, punto 19, è indispensabile affinché l'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di un'intesa tra i tre enti, l'ente erogatore Regione Marche, il Comune di Jesi e l'ERAP, con la quale si andranno a regolare i rapporti tra le parti e formalizzare gli impegni assunti per sostenere il programma Piperro. Quindi si potrà accedere ai finanziamenti. Si dà mandato ovviamente agli uffici di sottoscrivere l'intesa. Io avrei finito perché dispensatemi le premesse perché sono identiche a quella della delibera precedente. Scusa assessore, ero disattento. Allora la ringrazio. Allora devo prima di ovviamente aprire la discussione fare cenno a un errore che era stato indicato in conferenza, in commissione. E senza fare un emendamento, sostanzialmente si tratta di un errore materiale, era già stato anticipato dall'architetto Sorbatti in commissione. Allora, il punto 1 dell'articolo 8, nella sua formulazione originale, prevede questo: l'erogazione del finanziamento a beneficio dell'ERAP, soggetto attuatore dell'intervento, avverrà secondo i seguenti termini e modalità, salvo l'effettivo trasferimento dei finanziamenti statali a favore della Regione ai sensi dell'atto aggiuntivo del 24 aprile 2015. Per un errore solo materiale è saltato un riferimento al Comune di Jesi, quindi la formulazione corretta sarà: l'erogazione del finanziamento a beneficio dell'ERAP e del Comune di Jesi,
soggetti attuatori dell'intervento, fermo il resto, tutti identico. È saltata solo l'indicazione di Comune di Jesi e dell'ERAP, entrambi quali soggetti attuatori. Quindi nella discussione dovrete tener conto di questo. Non è un emendamento, quindi lo votiamo semmai come testo unitario già materialmente corretto. È aperta la discussione. Non ci sono prenotazioni, quindi chiudo subito la discussione, apro la fase delle dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, metto quindi in votazione la pratica iscritta al punto 19 all'ordine del giorno odierno, quella che ha per oggetto programma integrato di promozione dell'edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, approvazione dello schema di intesa attuativa fra Regione Marche, Comune di Jesi e Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche, ERAP. Testo così come avete visto con quella precisazione. Votazione aperta, prego votare. Gianangeli, Filonzi, Tesei. Giorgio Rossetti, Gian Poletti, per presentare quella domandina, quella richiesta. 27 sciolgono entro il 26 devono farlo. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 19, 14 sono voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva, hanno votato in senso contrario i consiglieri Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Marasca, Bornigia. Metto ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Votazione aperta, prego votare. Francesco Rossetti, comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 19, 14 sono i voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera, hanno votato in senso contrario i consiglieri Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Marasca, Bornigia, a favore tutti gli altri. Ritorniamo ora indietro, sì, alla pratica iscritta al punto 17 all'ordine del giorno è quella che ha per oggetto la variante parziale al piano regolatore generale, incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale ERS e razionalizzazione degli spazi pubblici in località PC2, Cartiere Vecchio e Minonna, adozione definitiva ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 1992, successive modifiche ed integrazioni. Presente illustra la pratica l'architetto, chiedo scusa, l'assessore Bucci. Se si prenota, assessore, a lei. Punto 17. L'oggetto, come ha citato il Presidente, è una variante parziale al PRG che si occupa di quattro ambiti, l'ambito PC, ambiti territoriali di trasformazione ovviamente così come definiti dal PRG, l'ambito PC2, l'ambito Cartiere Vecchie e Minonna, tre ambiti. Qui direi che potremmo essere molto veloci, Presidente, perché con questa deliberazione proponiamo l'adozione definitiva al Consiglio Comunale, in quanto la precedente deliberazione era stata approvata nel novembre scorso e in questi mesi la procedura ha seguito tutto l'iter amministrativo, è stata pubblicata e soprattutto non risultano pervenute osservazioni. Quindi io propongo
è esattamente, tutta la documentazione è esattamente uguale a quella già adottata con la deliberazione del 30/11/2016. Quindi, torno a ripetere, propongo l'adozione definitiva. Grazie Assessore Bucci, è aperta la discussione, potete prenotarvi. Non ci sono prenotazioni, quindi chiudo la fase della discussione, apro quella delle dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudo anche questa fase. Metto quindi in votazione la pratica iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno odierno e quella che ha per oggetto variante parziale al piano regolatore generale incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale ERS e razionalizzazione degli spazi pubblici località PC2, quartiere Vecchie e Minonna, adozione definitiva ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Votazione aperta, prego votare. Santinelli, ecco. Ne mancano due, non tantissime. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 20, 14 sono i voti favorevoli, 6 i contrari, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva. Hanno votato in senso contrario i consiglieri Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Francesco Rossetti. Metto ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Votazione nuova. Prego votare. Ancora non ci siamo. Com'è? Bannoni, sì? Bannoni vota, sì sì. Sì sì. Sì sì, no, l'ho visto entrare, sì sì, non c'è problema. Gianangeli, Catani, Cingolani, Bacci. Non ha preso? Ecco. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, 14 voti favorevoli, 7 contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera. Hanno votato in senso contrario i consiglieri Vannoni, Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia. Veniamo ora alla penultima pratica iscritta all'ordine del giorno, è quella iscritta appunto al punto 18. Ha per oggetto ambito di nuova urbanizzazione TT1.2, ospedale via Togliatti, frazionamento subambito lato via dei Colli, ai sensi dell'articolo 35,7 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente. Presenta ed illustra la pratica l'assessore Bucci. Grazie Presidente. Come già annunciato dal Presidente, qui parliamo del frazionamento di un subambito di un ricompreso tra via dei Colli ad est e via non mi ricordo quella che porta a via Aldo Moro che porta all'ospedale. È un ambito di completa proprietà privata. Però, contrariamente al solito, non vorrei partire dall'inizio nell'illustrare la pratica, ma vorrei sottolineare un aspetto che gli uffici molto opportunamente hanno evidenziato,
pur trattandosi di una proprietà privata. Ed è questo. Ho colto, ha ragione l'assessore, è vero, siamo tutti stanchi, mancano due pratiche, però un minimo di attenzione anche per chi la pratica, non solo la sta illustrando, ma chi l'ha preparata nel tempo, sembra scontato, ma non lo è, ha lavorato, quindi è giusto rispettare il lavoro che c'è stato a monte, magari non quello finale, però ascoltiamo almeno l'esposizione. Dicevo, Presidente, che contrariamente dal solito non voglio iniziare a illustrare la pratica dall'inizio, ma da un capoverso che gli uffici hanno molto opportunamente espresso, scritto, per far rilevare che pur essendo una lottizzazione di proprietà privata è stata seguita con particolare cura e con l'interesse del fine pubblicistico, come ogni pratica deve essere, soprattutto quelle urbanistiche. Vorrei darne lettura. Considerato utile dar corso alla proposta di frazionamento in argomento ai sensi dell'articolo 35,7 del PRG, in relazione alle seguenti finalità di interesse pubblico. 1. Parziale attuazione delle previsioni e degli obiettivi del PRG legati in particolar modo al sistema degli spazi pubblici a servizio dell'area ospedaliera, area a parco e a parcheggio. Perché questa lottizzazione, io ancora la chiamo lottizzazione, non è il termine esatto, confina con l'area ospedaliera. E secondo punto, offerta di alloggi di edilizia residenziale ERS da realizzare sia da parte dei privati che da parte del comune. Fatto questo inciso, è opportuno impiegare un po' di tempo per esplicitare ai consiglieri che non erano presenti alla commissione dove abbiamo esaminato compiutamente con l'aiuto degli uffici, c'erano 4-5 addetti dall'architetto, l'ingegnere e via cantando. Questa lottizzazione, io faccio una panoramica, poi se l'architetto vuole intervenire ovviamente è liberissimo, è stata presentata da uno dei quattro proprietari e intende ottenere il permesso da questo consesso di frazionare l'intero ambito per poter dar luogo alla successiva urbanizzazione. Come già fatto nel corso degli ultimi anni, quando abbiamo autorizzato il primo frazionamento, ovviamente gli uffici hanno preteso che alla richiesta di frazionamento fosse accompagnato un piano di assetto. Piano d'assetto perché richiesto? Per garantire anche le ulteriori proprietà residue che l'utilizzo, l'attuazione della prima parte che si fosse andata a realizzare sarebbe stata garantita degli eguali diritti della prima. E direi che è stato fatto un lavoro certosino e di coordinamento tra le parti private interessate e l'ufficio. E questo ha consentito di trasformare una pratica, una richiesta presentata, mi voglio soffermare su questo aspetto perché con questo nostro piano regolatore, dove c'era un istituto della perequazione che aveva visto 32 ricorsi nell'ambito PC2, credo che sia stato un successo notevole arrivare ad annullare tutti quei ricorsi e riproporre lo stesso metodo di concertazione tra parte pubblica e parte privata, con l'attivazione della parte pubblica che si è resa mediatrice, tra virgolette, delle soluzioni proposte, ma addirittura, io dico doverosamente, ma anche meritoriamente, proponendo soluzioni migliorative ai fini del pubblico interesse. Come abbiamo letto prima, erano le aree che sarebbero state, devono rimanere in dotazione pubblica relative al parco pubblico a ridosso dell'ospedale e del posizionamento di numerosi parcheggi proprio a ridosso dell'ospedale e da confine. Il risultato
ottimo, mi permetto di sottolineare, è stato quello che si è riusciti, al di là della proposta migliorata su suggerimenti dell'ufficio, ma guarda caso anche suggerite da alcune osservazioni dei proprietari, e quindi ci ha visto condividere praticamente in toto le osservazioni, ma noi già le avevamo, dico noi ovviamente ufficio, assessorato e giunta, già condivise prima, e alla fine si è trasformato, che il semplice documento urbanistico si è trasformato anche in un accordo tra le parti che è allegato, e l'abbiamo fatto vedere in commissione, c'era anche lei Presidente, due o tre giorni fa, e quindi credo questo che sia un risultato ottimale. Per la descrizione largamente tecnica, ovviamente vengono rispettati gli indirizzi di PRG con l'ingresso che avverrà dal prolungamento di via De Gasperi. Ci sarà una strada di distribuzione perpendicolare ad essa, ma mentre a destra potrà uscire su via dei Colli con obbligo di svolta a destra, a sinistra, prima dell'arrivo di via Aldo Moro, si ferma e ci sarà una piazzola di ritorno per non andare a interferire con il traffico riservato all'ospedale. In estrema sintesi è questo. Non entro nei dettagli urbanistici, anche perché questo è solamente un piano d'assetto, a cui seguirà, se questo consiglio deliberà l'autorizzazione del frazionamento, il vero e proprio piano di lottizzazione, io ancora lo chiamo, comunque un piano attuativo, che poi gli uffici ovviamente andranno a verificare. Però è stata tracciata una strada, che secondo me, un iter, direi piuttosto meritevoli di attenzione, specialmente, ripeto, con questo piano regolatore, e si andrà ad attuare un'altra parte importante di città. Una mezz'ora, ci stiamo ancora. Grazie Assessore Bucci. Non ci sono prenotazioni, non ci sono interventi. Evidentemente è stata esaustiva la illustrazione della pratica, ma soprattutto quella fatta credo in commissione due giorni fa, la commissione 3. Quindi chiudo la fase della discussione, apro quella delle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passo alla votazione della pratica iscritta al punto 18 all'ordine del giorno, è quella che ha per oggetto ambito di nuova urbanizzazione TT1.2, ospedale via Togliatti, frazionamento subambito lato via dei Colli, ai sensi dell'articolo 35,7 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente. Votazione aperta, prego votare. Santinelli. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 14, un voto contrario, 6 sono gli astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Votato in senso contrario il consigliere Gianangeli, si sono astenuti i consiglieri Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Vannoni, Francesco Rossetti, in senso favorevole tutti gli altri. Metto ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Chiedo scusa. No. Chiedo scusa Presidente, a una certa età, a una certa ora capita di sbagliarsi, chiedo di mettere a verbale che la votazione precedente, non chiedo di ripetere, chiedo solo che ho erroneamente scritto, votato contrario invece di votare astenuto. Come... prendiamo atto, sì, perché tanto a verbale, sì sì, sì sì. Se la votazione elettronica. Sì, allora, diciamo, chiedo scusa.
Chiedo scusa, è molto più semplice, la ripetiamo. Prendo atto della dichiarazione del consigliere Gianangeli, quindi ripetiamo la votazione. Si ripete la votazione della pratica nella sua interezza. No. Chiedo scusa, era solo sul... No, nella sua interezza. Ancora non eravamo alla immediata esecutività. Quindi la pratica nella sua interezza viene votata. Si rivota, prego, votare. La pratica è sempre la 18, ovviamente. Silenzio. Scusate, il senso di urlare da una parte all'altra quando si vota non c'è, perché poi sorgono i problemi. Allora, i consiglieri, niente ancora, ecco. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, 14 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 7 sono gli astenuti, il Consiglio Comunale approva, si sono astenuti i consiglieri Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Francesco Rossetti, Vannoni, hanno votato in senso favorevole tutti gli altri. Metto in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Santinelli, sempre indisciplinato. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, 14 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 7 sono gli astenuti, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera. Si sono astenuti i consiglieri Gianangeli, Morresi, Olivi, Marasca, Bornigia, Vannoni, Francesco, Rossetti. Passiamo ora a trattare l'ultima pratica iscritta all'ordine del giorno odierno, anche l'ultima pratica votata da questo, o almeno messa in votazione e sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in questa consiliatura, e la pratica iscritta al punto 20, ha per oggetto progetto comportante variante urbanistica SUAP ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010. Per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autorizzazione a uso pubblico, con annesso chiosco nel comune di Iesi, via Berlinguer, ditta Scavi e Condotte SRL, approvazione. Presenta e illustra la pratica l'assessore Bucci. Come ha letto il Presidente, l'oggetto di questo atto deliberativo riguarda la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, benzine, gasolio e quant'altro, più chiosco e autolavaggio, in una zona che si trova all'incrocio tra via Gallo d'Oro e via 20 Luglio, per dare di fronte alla rotatoria posta di fronte al centro commerciale Gallo d'Oro, dove attualmente c'è un'area libera, dove si sono posizionate casette di legno e quant'altro. Il Presidente ha detto giustamente che si tratta di una proposta di variante che ha seguito la procedura SUAP, cioè la procedura accelerata SUAP, in quanto si tratta di una variante urbanistica da un'area attualmente destinata ad uso agricolo con vincolo paesaggistico, ed ha seguito l'iter previsto con il passaggio alla conferenza dei servizi tra tutti gli enti interessati. La prima conferenza dei servizi è stato dato parere favorevole, una seconda negativo, terzo positivo. Ovviamente ci sono opinioni libere e diverse. Io in questa situazione, su questo progetto di proposta di variante urbanistica, ho espresso una mia opinione alla Giunta, e siccome si tratta di un parere contrario,
gradirei leggerlo, parliamo di 10 righe per non creare confusione e per motivare del perché secondo me riterrei non opportuno realizzare un distributore, non perché lo fa quella ditta, un'altra ditta, un impianto del genere, secondo me in quel posto andrebbe a gravare i carichi urbanistici, ma soprattutto viabilistici, di un asse fortemente congestionato, grazie, scusa. No, appena sbagliarmi adesso leggo. Esprimo parere contrario in quanto nella denegata ipotesi del suo insediamento andrebbe ad aggravare significativamente un nodo stradale altamente congestionato da elevatissimi flussi di traffico, posto alla confluenza di via Gallo d'Oro con via 20 Luglio. A tale proposito, si prendano in considerazione gli studi condotti dalla società specializzata che ha elaborato il piano urbano del traffico PUT, che nel definire l'assegnazione calibrata flussi capacità l'ha classificato con livello di criticità e l'ufficio mobilità in data 14 febbraio 2017 ha confermato tale classificazione come strada ad altissima intensità di traffico. A tal proposito si rammenta che per sopperire almeno parzialmente alle sue accennate criticità, nell'attuale programma opere pubbliche approvato lo scorso anno dal Consiglio Comunale è stato previsto l'ampliamento della rotatoria esistente del nodo stradale in questione. Assessore, questo è quanto fa parte della pratica. Ovviamente, portando in votazione una pratica del genere, mi sono documentato, non sono un avvocato, però considerato che c'è il parere favorevole della conferenza dei servizi, un parere contrario agli atti, mi sembra opportuno citare una sentenza del Consiglio di Stato del 2016, cui la sintesi è questa: l'esito positivo della conferenza non è vincolante per il Consiglio Comunale. E leggendo il virgolettato, la quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 18 febbraio 2016, numero 650, allineandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha ribadito che in tema di variante semplificata, ex articolo DPR 447-98, l'eventuale esito positivo della conferenza dei servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio Comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o rafforzata, in quanto l'esito della conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente. Tali conclusioni non mutano neanche qualora nel corso della conferenza il rappresentante del Comune abbia assunto posizione favorevole alla variante. E nel caso di specie, invece, le considerazioni svolte hanno portato il giudice a escludere la sussistenza in capo alla società istanti la qualsivoglia aspettativa giuridicamente qualificata ad un esito favorevole alla proposta di variante e quindi ad escludere che possa essere loro riconosciuto ristoro anche solo per la perdita di chance ovvero per responsabilità precontrattuale dell'amministrazione. Io credo che sia inutile andare, almeno da parte mia, in ulteriori dettagli perché questo è il concetto. Se qualcuno vuole, ovviamente, se il responsabile del procedimento, l'architetto che è il dottor Torelli, l'architetto Sorbati o chiunque, ovviamente, signor Presidente, credo che il mio compito sia... Dottor Torelli... Ma io ho il dovere di rendere conto dei lavori che sono stati svolti dalla conferenza.
Questa pratica nasce nel 2015, quindi diciamo l'istanza fu presentata il 21 ottobre 2015 e la prima problematica che è stata affrontata dagli uffici è stata quella di trovare un corretto inquadramento a questa richiesta. Tenendo conto di precedenti pareri della Regione Marche e di sentenze, l'inquadramento della questione è stata fatta ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010. Cosa dice questo articolo 8? Perché poi se siamo qui oggi in Consiglio Comunale è perché stiamo dando attuazione a questo articolo 8. Leggo brevemente il testo, si tratta di pochissime righe. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico, e qui è importante, non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione alla conferenza dei servizi in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al sindaco, ovvero al presidente del consiglio comunale, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Quindi noi siamo nell'ambito giuridico di questo articolo 8 del DPR 160. Un'altra considerazione di ordine giuridico che ho fatto anche in commissione, ma che vorrei ripetere anche qui in consiglio comunale. Negli ultimi 20 anni, almeno negli ultimi 20 anni, la normativa nazionale, non parlo qui né del comune di Jesi né della regione Marche, ma la normativa nazionale è andata nel senso di una progressiva liberalizzazione della materia dell'insediamento di impianti di carburante. Due brevissime citazioni anche in questo caso. Una legge del 98, che è il decreto legislativo 32, stabilisce che la localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale, non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Cioè significa che il legislatore, ad eccezione delle aree A, ha offerto la massima apertura e disponibilità per l'insediamento di impianti di distribuzione di carburante. 10 anni dopo, 2008, DL 112, ancora di più andiamo verso la liberalizzazione. L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli con finalità commerciali relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali. Cioè questo per dire che, non faccio qui un commento sulla norma che non mi compete, insomma, diciamo che la norma è andata nel senso di rendere possibile gli insediamenti di impianti di carburante praticamente in ogni zona, salve le zone A e salve le eccezioni del vincolo paesaggistico. L'area che è stata individuata dalla ditta Scavi e Condotte è sottoposta a un vincolo. In realtà la stessa soprintendenza ritiene superato il vincolo e in sede di conferenza sia la soprintendenza, sia i vigili del fuoco, sia l'ARPAM, sia la Regione Marche, sia l'ASUR, sia la provincia, in particolare la provincia, insomma, hanno espresso, ancorché con prescrizioni, dei pareri favorevoli. Faccio presente un elemento in questo lungo percorso della conferenza dei servizi delle varie sedute che si sono svolte. Nel maggio del 2016 la conferenza dei servizi ha espresso un diniego al procedimento. Su queste precise motivazioni, ricordiamo un po' l'articolo 8 che avevo letto prima, insomma. La conferenza dei servizi ha concluso il procedimento in questa maniera: allo Stato non esistono i presupposti dell'articolo 8,
ovvero l'assenza di aree destinate all'insediamento di impianti carburanti, ovvero la dimostrazione che altre aree sono insufficienti o inadeguate. Cioè la chiave di lettura che la conferenza dei servizi in prima battuta ha dato è stata quella di dare un diniego proprio perché ad avviso la conferenza non sussistevano i criteri di cui all'articolo 8 del DPR 160. Questa posizione è stata impugnata dalla ditta di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale. Il provvedimento di diniego è stato assoggettato alla valutazione del magistrato del TAR e il TAR a dicembre del 2016 ha concesso la sospensiva sul procedimento del Comune, ravvisando le seguenti motivazioni. Considerato che da un esame del combinato disposto dell'articolo 77 dell'NTA del PRG e dell'articolo 73 della legge regionale 27/2009 in materia di commercio, non sembrano emergere profili di contrasto tra il progetto e la disciplina urbanistica comunale, non essendo stati evidenziati neppure dal Comune, fermo restando il rispetto alle norme di tutela, trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico, in relazione alle quali non è stato dedotto alcun motivo di contrasto. Di conseguenza, il diniego adottato sul rilievo della sussistenza di altre aree disponibili appare illegittimo, perché non evidenzia altre ragioni ostative alla localizzazione dell'impianto nell'area prescelta, bisognevoli di variante urbanistica per contrasto con il PRG. Quindi il TAR ha concesso la sospensiva, conseguentemente la ditta ha chiesto di riattivare la conferenza di servizi per il riesame del procedimento. Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto dei pareri favorevoli acquisiti appunto dai vari organi che vi citavo prima, la conferenza dei servizi ad aprile di quest'anno si è espressa in maniera positiva. E per questa ragione, facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 8, i verbali sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio affinché potessero poi essere valutati dal Consiglio Comunale. Grazie dottor Torelli, io faccio un intervento a titolo personale, sostanzialmente replicando quello che era stato l'intervento fatto in commissione. Per essere anche molto chiari, perché è giusto essere chiari, avevo fatto notare che questa sorta di apparente discrasia fra quello che viene ritenuto da parte dell'ufficio rispetto a quello che viene ritenuto dall'assessore. In realtà forse la stessa pratica o gli stessi comportamenti vanno visti a mio avviso in un'ottica diversa. Da una parte gli uffici che hanno completato in modo assolutamente professionale, va dato atto agli uffici di aver fatto questo, di aver espletato tutto l'iter in modo assolutamente corretto, coinvolgendo, come era peraltro necessario fare, conferenza dei servizi, tutti quanti gli enti che hanno partecipato e quindi arrivando a un risultato almeno o a una posizione assolutamente chiara. Dall'altra c'è la posizione dell'assessore che ha ritenuto, motivandolo, di esprimere un parere contrario a questa delibera. Io volevo, a titolo personale, ma credo che possa essere anche condiviso, invece approfittare dell'occasione per dire all'assessore che è assolutamente apprezzabile lo scrupolo e la professionalità che ha messo anche in questa pratica, come nelle altre che ha seguito, perché credo che, non so se volendo o meno, comunque ha dato modo a questo consiglio, ai consiglieri, al di là di posizioni maggioranza opposizione, di valutare quelle che sono in qualche modo le prerogative dei consiglieri, quelli di poter in qualche modo incidere e esprimersi su un fatto assai importante come quello della gestione del territorio. Quindi fare le nostre considerazioni, fare le nostre valutazioni, questa è un'occasione.
e le indicazioni, le motivazioni addotte dall'assessore sono, ma lo dico a titolo personale, assolutamente condivisibili, perché ritengo che in quella zona, salvo essere poi smentito da fatti o da altre valutazioni che semmai potremmo anche cercare di ottenere, andare a incidere mettendo un elemento che dovrebbe catalizzare ulteriore traffico in quella zona già dotata di criticità potrebbe essere non del tutto giusto e non condivisibile. Quindi ritengo che la posizione assunta dall'assessore ci permette anche di fare questa riflessione e visto che noi siamo chiamati in qualche modo ad esprimerci su questo, adesso al di là della discrezionalità, al di là delle sentenze rinvenute, trovate dall'assessore, anch'io ho cercato qualcosa in materia, devo dire quello che ho trovato sono peraltro in linea con quelle citate dall'assessore, credo che ci dovrebbero portare a delle valutazioni e a delle considerazioni proprio su che cosa vogliamo fare del nostro territorio, se vogliamo gravarlo potenzialmente di ulteriori traffico, di ulteriori elementi di criticità, soprattutto in una zona, l'asse sud, che tutti abbiamo sempre considerato come elemento assai critico, anche per una questione ambientale. Quindi io credo che questo ci possa servire e io auspico che ci possa essere una riflessione, un approfondimento e magari, perché no, trovare anche altri elementi a supporto. Personalmente condivido la posizione, dicevo, dell'assessore, pur rispettando l'iter seguito dal punto di vista tecnico, ma uno può dire dal punto di vista tecnico ineccepibile, però visto che dobbiamo decidere vorrei riflettere con altri criteri di valutazione. E non so se è possibile dotarsi, chiedo se è possibile dotarsi in qualche modo di ulteriori elementi di valutazione per accertare se questi elementi di criticità che noi sempre solleviamo sono poi reali. Quindi ecco, volevo invitare a una possibile riflessione, maggiore riflessione, un approfondimento su questo argomento e chiedere se c'è, poi do ovviamente la parola agli altri consiglieri, non mi risulta però la prenotazione Rossetti, se c'è la possibilità di, cioè la inevitabilità di una decisione in questa occasione o se c'è la possibilità eventualmente di un approfondimento, motivandolo con un approfondimento tecnico sull'argomento. Si sono bloccati, chiedo scusa. Adesso ci sono due prenotazioni, Punzo e, chiedo scusa, Punzo e Santinelli. Sì. Un attimo, 10 secondi di sospensione. Non mi dà.